Stiamo per partire una nuova puntata di CatTube, un ospite davvero d'eccezione, Andrea Scanzi. È un po' difficile e al tempo stesso facile presentare Andrea Scanzi, è uno dei giornalisti, scrittori, influencer più famosi d'Italia. Con lui parleremo un po' di tutto, è inevitabile, ci vorrebbero, Andrea, tanto benvenuto, ci ciao, vorrebbero ciao. 5-6 trasmissioni di fila, dovete accontentarvi di una ed è già una grandissima presenza. Quindi Andrea, andiamo. Vai, volentieri, con andiamo. Piacere. GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali, chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, SsangYong e Mahindra. Ale. Questa è una macchina ipertecnologica. Allora, Andrea, dove mi porti? Benvenuto a bordo, si sta per partire. Vai, allora, dai. Siccome quando si parte con gli aerei ci sono i sacchetti, perché quando c'è il ci sono le tempeste, insomma, sì, che no. Viene volta a stomaco, uno apre, sì, te lo dico perché parleremo di argomenti, ecco, che faranno venire mal di stomaco, ecco. Quindi a portata di mano io me lo immaginavo, sacchetti. Mi tolgo gli occhiali così. Poi c'è l'Arbre Magique, perché ieri sono stato a Cortona, c'era stata la presenza di Salvini e di tutti gli esponenti della Lega. Ai. Ho viaggiato con finestrini aperti, è entrata un po' di aria malsana, quindi Arbre Magique che adesso apprestiamo subito a mettere. Vuoi subito fare arrabbiare i leghisti tutti? Si parte subito nel belli cariche, così almeno lo vedo. Avete capito di che panni ci vestiamo. Ecco qua, quindi vai. Bonjour a tout le monde. Dai. Ti volevo far trovare i Trudini qui davanti, non so se te li ricordi. Come? I Trudini. I mitici Trudini. I mitici Trudini. O pensa che ti ricordi. Presidente, poi ve lo spiego perché magari ci segue da fuori Arezzo, perché con Andrea abbiamo condiviso la redazione di varie testate. Sì, sì. E avevamo a che fare con l'allora presidente dell'Arezzo, che era Piero Mancini, che viaggiava con una macchina da 150.000 euro. È una stesa davanti di Trudini, che sarebbero quei pupazzini che si trovano praticamente dentro i Kinder. Era pieno, identico, sì. Che mangiava i Kinder e poi li lasciava lì. I Trudini. Vent'anni fa addirittura. Vent'anni fa, però diciamo che è stato un precursore. Sì, ma lui è stato in tutto oggi, precursore, no? È stato. Dei tempi grami. Allora, Andrea, gli argomenti ovviamente dei quali discorrere sono tanti. In questi giorni diciamo che si tiene banco, insomma, la situazione Novax. Sì. Fra l'altro, nel momento in cui stiamo registrando, fra poche ore in 15 città italiane ci saranno altrettante manifestazioni che vedranno protagonisti questi signori che insomma si sono fiondati sui vaccini con tutta la loro prepotenza, spiccano gli esponenti di Forza Nuova. E che effetto ti fa, ora prima di entrare nel merito del vaccino sì, vaccino no, sì, ma che effetto ti fa sentire uno di Forza Nuova che di fatto è oltre fascismo, insomma, che ha un'idea, insomma, tutta abbastanza personalizzata della libertà? Ecco,
urlare in piazza libertà, ecco, una di forza nuova. Per certi versi Massimo è un po' lo specchio e la fotografia del presente, è la fotografia dell'oggi. Cioè siamo di fronte ai fascisti che ci dicono di essere liberi, la follia. Io devo essere sincero, ho poco rispetto, faccio veramente fatica a fingere di avere rispetto nei confronti dei Novax. Faccio proprio fatica. No, io proprio non... sono caratterizzati da una violenza verbale e spesso anche fisica, perché ci sono dei giornalisti che sono stati picchiati, esatto. Penso a Saverio Tommasi di Fanpage. Purtroppo. Cioè mi fanno veramente paura e mi fanno anche un po' schifo. Non parlo di quelli che dicono bisogna avere certezze nei confronti del vaccino, la paura, ci sta. Il Green Pass può essere usato meglio o peggio, ci sta. Però questi Novax, negazionisti, bifolchi, ignoranti, violenti, non li sopporto. Ed è ovvio che quando c'è il peggio, l'estrema destra ci si butta. Ci si fionda, alla grande. È un po', sentire questi che parlano di democrazia, di libertà, è un po' come se Vallanzasca, te lo ricordi? Come no? Fosse uscito un giorno, avesse detto, insomma ragazzi, un po' di ordine, un po' di... Sì, sì. C'è troppa violenza. O, che ne so, il Pacciani avesse detto, ragazzi, non si può più girare la sera dopo cena. È esattamente così. Fatela finita. Insomma. Ma quando tu, ti sarà capitato perché anche tu sei sui social, se tu provi a parlare con queste persone, sono totalmente prive di qualsiasi conoscenza, qualsiasi regola democratica. E prima ti insultano, poi tu magari li blocchi o gli dici di smetterla e loro ti dicono, ma tu non rispetti la libertà. Ma non funziona così. No. Cioè la libertà la rispetti se dall'altra parte c'è uno che rispetta le regole. Se c'hai un fascista, se c'hai un criminale, se c'hai un bifolco, e la libertà è privata in partenza. Vabbè, livelli bassi Massimo, livelli molto bassi. Spero che sia una minoranza, però è una minoranza rumorosa che rompe le palle. Ecco. Fra l'altro la protesta di questa sera riguarda il Green Pass. Sì. E c'è una situazione veramente al limite del paradosso, perché Salvini e la Lega saranno presenti perché sono contro il Green Pass. Voglio dire, Salvini e la Lega hanno votato al governo il Green Pass e poi scendono in piazza a protestare contro il voto del governo. Ecco, secondo te che disturbi specifici ha questo? I disturbi sono notevoli. Te ne sei occupato? Sì, diciamo che io il cazzaro verde, come l'ho chiamato in un libro, lo conosco bene. I disturbi sono alti e in effetti bisognerebbe ricordarglielo alla Lega che è dentro il governo, quindi non è che può criticare Draghi se c'è dentro il governo. Però in realtà è una tattica che gli ha portato molto bene a Salvini quando c'era il Conte 1, quando c'erano i 5 Stelle e la Lega. Perché anche lì la Lega criticava i 5 Stelle al governo e c'erano anche loro. Adesso siamo al massimo livello. Secondo me però gli funziona meno, Massimo. Cioè questo gioco di far finta di essere all'opposizione ma di stare al governo funziona agli occhi dell'elettorato più basso, che crede a qualsiasi boiata di Salvini. Però se ci fai caso, sono mesi che... non dico impicchiata, ma sta scendendo Salvini nel consenso, mentre sta prendendo voti la Meloni, che non è sicuramente la mia eroina politica, però almeno sta all'opposizione. Quindi stando all'opposizione può dire Draghi è brutto, il Green Pass fa schifo, ma non lo può dire uno che ha fatto nascere il governo Draghi. Però siamo sempre lì, Massimo, il problema è chi lo vota. Cioè Salvini non è credibile praticamente mai, il problema è chi lo vota. Secondo me basta guardarlo in faccia o ascoltarlo 3 secondi per dire non ti voterei mai. 3 secondi sono troppi. Sono troppi, Massimo. Ma perché volevi essere buono che ho davanti la telecamera? A cena ti avrei detto basterebbe guardarlo in faccia. Ecco, ci sono anche vari altri fenomeni di dissociazione. Sì. È un altro personaggio di cui tu ti sei occupato con un altro libro, se non vado errato l'ultimo, sì. Stiamo parlando di Renzi, che ha detto io sono favorevole a questa legge Zan, sì. questo disegno di legge che, certo, è stato approvato alla Camera, adesso è lì, stanno dibattendo al Senato, non riescono a trovare l'accordo, e lui ha detto io sono favorevole, sono favorevolissimo, cioè. Però a un certo punto è uscito, ha detto no, ma mettiamoci d'accordo con la Lega, così almeno si levano quelle 2 o 3 cose che danno, sì, fastidio alla Lega. Cioè, praticamente, certo. Come, ecco, certo. Secondo te come l'ha? Perché Arezzo si dice come l'hai? Lui ce l'ha bella. La pesante. Renzi ce l'ha bella, ce l'ha pesante. Però Renzi è un mix di totale incompetenza, incapacità di mantenere la parola data, però c'è anche la furbizia di fare sponda con Salvini.
E quindi Renzi e Salvini, che secondo me sono le due facce della stessa medaglia perché si somigliano drammaticamente, cercano di fare squadra, faranno squadra sul prossimo capo dello Stato, faranno squadra per far fuori 5 Stelle, faranno squadra per rompere l'asse Partito Democratico 5 Stelle Sinistra. Quindi Renzi, mettici un mix di non è credibile, è un bugiardo, però anche un furbone, disposto a tutto pur di perseguire i propri interessi. D'altra parte parliamo di uno, ricordiamocelo, che è il politico più odiato d'Italia, per distacco, e che è uno che ha lodato un criminale come Bin Salman, cioè il capo dell'Arabia Saudita. Uno che dice vorrei che tutti fossero come te perché grazie a te potrebbe rinascere un nuovo rinascimento. Stiamo parlando di uno che secondo la CIA è stato il mandante dell'omicidio di un giornalista, Khashoggi. Che vuoi dire di uno così? Però guarda, su Renzi tu mi conosci da 20 anni, sai che l'ho sempre pensata così. Sempre. Noi siamo di Arezzo, Arezzo è stata la città più renziana d'Italia nel 2013-14, noi eravamo due dei pochi stronzi che dicevamo anche all'epoca, guardate che non è esattamente Churchill Renzi, però ci tiravano le pietre. Adesso qualcuno ci dà ragione. A me avevano avvertito all'alba dei tempi, quando lui era da poco sindaco di Firenze, amici fiorentini, ho detto guarda, lascia perdere. Per l'amor di Dio. Lascia perdere. E quindi c'è questo schieramento, stasera ci sarà in piazza anche Pillon. Beh, Pillon, alti livelli. Ecco, già, visto che, oddio, il sacchetto. Sì, vero. Sì, lo prendo anch'io, sì. Pillon faccio così anch'io con Pillon, guarda. Ma ci metto proprio la testa con Pillon. No, Pillon è specializzato veramente nel seminare il terrore psicologico contro quelli che lui considera un pericolo pubblico, cioè gay, tutti, i gay, i diversi, chi vuole l'eutanasia, tutti. Mi sembra veramente, io poco tempo fa ho detto, ma aspetto che da un giorno all'altro Pillon esca con la proposta dello Ius Primae Noctis. Secondo me, un disegno di legge lo presenta. Ma vedi, tu giustamente sei bravo e fai anche ironia, ed è giusto, però Pillon è la prova che siamo a livello bassissimo della politica e che siamo proprio dentro un paese profondamente retrogrado e bigotto. Cioè, ti sembra normale che nel 2021... sembri rivoluzionario il DDL Zan? Il DDL Zan è il minimo sindacale. Cioè, ma di che stiamo parlando nel 2021? Una roba allucinante. Pillon è addirittura peggio di quelli che c'erano prima. Io mi ricordo, facevo le manifestazioni studentesche con politici, contro politici che mi sembravano un po' morbidi, troppo cattolici, troppo chiusi. Penso alla Iervolino, per dirne una, contro i preservativi. Ma in confronto alla Iervolino era Che Guevara. Cioè, noi abbiamo gente come Adinolfi, Pillon, Labinetti, e la destra ci lucra su questo aspetto, sì. Perché comunque la destra, con questo atteggiamento teocon, bigotto, conservatore, in qualche modo i voti riprende, perché fa breccia sull'ignoranza. A me fa molto schifo questo tipo di politica. Ma sai cos'è che mi inquieta, Andrea? È che alla fine chi dice oggi qualcosa di sinistra non è l'esponente di sinistra, ma un influencer che insomma ha sparato a zero contro questa destra. Ti riferisci a Federico Fedez? Fedez. Certo, sì. Cioè, allora, bisogna aspettare Fedez per sentire qualcosa di sinistra, sentire un attacco non violento, proprio deciso. Anche qui vai a toccare un tasto dolente della politica e anche degli intellettuali, perché purtroppo sono anni in cui gli intellettuali marcano visita. Quando c'è da prendere posizione spesso si nascondono. La politica, soprattutto a sinistra, ha perso un sacco di treni. Tu prima parlavi di Renzi. Renzi è uno di quelli che sta bloccando il DDL Zan, ma Renzi fino a 3 anni fa, 4 anni fa era il segretario del PD. Quindi è ovvio che se la sinistra a un certo punto ha creduto in uno come Renzi, vuol dire che ha perso completamente la Trebisonda, ha perso completamente la traccia. Fedez, io lo conosco, Federico De Lucia, lo conosco, è un bravo ragazzo, non è un rivoluzionario, è uno che però c'ha il coraggio delle proprie idee, c'ha milioni di follower e sicuramente lui influenza più di tanti politici, ma nel mio piccolo me ne accorgo anch'io. Ci sono dei post che io faccio che sono molto più forti di tanti articoli o di tanti comizi di politici. Non so se sia un bene o un male, però è così.
la comunicazione è questa. Questa maniera, manca veramente un leader, manca il coraggio, manca una presa di posizione. Ti faccio un altro esempio, no? Questa azienda di vicino Firenze che ha chiuso, ha mandato a casa 450 operai con una semplice mail. Sì. Ecco, un'azienda che poi, fra l'altro, aveva preso i soldi dallo Stato, certo, per non mandare, certo, a casa. Certo. Qui siamo al capitalismo selvaggio. Più sfrenato. Ecco, io mi domando veramente, ma cioè, i leader della sinistra, ma dove sono? Non ci sono, infatti in questi 15-20 anni, se ci fai caso, la cosiddetta classe operaia ha votato il Movimento 5 Stelle, poi si è avvicinata a Salvini, ora si avvicina alla Meloni, perché non trova dei punti di riferimento, se non qualche leader minoritario come Fratoianni o Bersani, c'è gente che c'ha il 2-3%, con tutto il rispetto. Questo è un altro problema della sinistra. La forza della destra, secondo me, che è già un ossimoro dire la forza della destra, però la destra dov'è che c'ha forza? Ha un messaggio molto facile, degli slogan immediati, ti dà delle risposte dritte e ha comunque dei leader che agli occhi del loro elettorato sono credibili, per esempio la Meloni. La Meloni è una che piace al loro elettorato. Io ti domando, se a te non piace Salvini e non ti piace la Meloni, e so che non ti piace, mi dici dall'altra parte uno solo che ti fa impazzire, tra i segretari di partito? Non c'è. Dubito che ti faccia impazzire Di Maio. Brancolo nel buio. Di Maio o Letta, forse a qualcuno può piacere Conte, io ne ho stima, però comunque fai fatica, soprattutto a sinistra, qui si sta parlando di sinistra. Letta è uno che incendia le masse? Dai su ragazzi, ma di che si parla? Sarà una brava persona, ma chi è che vota Letta, ragazzi? Dai su. No, è veramente... Un indeciso che vota Letta. Letta lo vota quello che vota il PD a prescindere. Mi sembra il tenero Giacomino, esatto, della settimana in inglese. Pensa che sì, sì, sì. Beh, gli hai fatto anche un complimento per certi versi. Stiamo facendo un po' di cappottinia. Sì, è vero, sì. Ma io e te quando ci si vede siamo così. Siamo a ruota libera. Eravamo così libera anche 20 anni fa. E poi... c'è anche questa vicenda di questo sceriffo, no? Perché adesso c'è tra le tante cose veramente devastanti che vengono portate avanti con forza da questa destra, che a me fa veramente tanta paura, c'è anche questa liberalizzazione delle armi, del porto d'armi, del difendiamoci da soli. Non si limitano solamente agli slogan, ma si mettono la pistola in tasca e cominciano a fare il giro delle cose. Ora io dico, cioè, uno che si mette una pistola senza sicura in tasca, uscendo, uno a cui sparare lo trova. È quello, ma la cosa grave è quella. Allora, c'è un elemento politico che è la classica destra alla Trump, la destra americana. La destra americana è Dio, patria, famiglia e armi. E la destra in Italia, soprattutto Salvini, si sta portando verso quel mondo lì. Quello è l'elemento politico. Poi c'è l'elemento, come dici tu, folle, pericoloso. Io posso capire che uno prenda il porto d'armi. L'ho preso anch'io per esperienza personale. L'ho preso 5 anni fa, non c'ho armi in casa, però l'ho preso. Sono andato 3-4 volte al poligono qui ad Arezzo, bravissime persone. Ma un conto è prendere il porto d'armi perché ti piace, vai a sparare ogni tanto al poligono. Ma ti rendi conto uno che esce di casa, come hai detto tu, se la porta dietro, col colpo in canna, vede casino in un bar e non è che chiama subito la polizia. Chiama la polizia, ma nel frattempo ci fa cazzotti, poi vedremo com'è andata, e alla fine spara. E secondo qualche testimone, poi vedremo se è vero, secondo qualche testimone, questo ha mirato. Cioè non è che poi vedremo la magistratura, eccetera. Però rimane il fatto che questo c'aveva la pistola in tasca ed è andato dentro una rissa con la pistola in tasca. E quello è l'elemento grave. È chiaro che poi prima o poi il colpo ti parte, se per ce l'hai. Per forza, è inevitabile. Questo era assessore alla sicurezza. Cioè, attenzione, questo è uno che fa politica, assessore alla sicurezza. Si rientra sempre. No, ora, scusate, mi è scappata una risata, ma siamo sempre al solito discorso. Al paradosso, rientra sempre nel discorso che abbiamo fatto prima, riguardo Pacciani, riguardo... No, è una follia, però non è un'eccezione. Il sindaco, l'aspirante sindaco, scusami, del centrodestra, Bernardo, del centrodestra, sì, l'hai visto anche tu, di Milano, ha raccontato anche lui, o meglio, hanno detto, e lui è stato costretto ad ammettere, lui è un medico, qualche volta lui è andato con la pistola in tasca, di notte, non l'ha usata, per l'amor di Dio, non l'ha portata in corsia, però se la portava nel suo ufficio,
perché aveva ricevuto delle minacce. Ma anche qui è normale? Cioè, che uno si porti dietro la pistola in ospedale, è normale. C'ha il porto d'armi, quello che vuoi. E guarda un po' il candidato del centrodestra a Milano, evidentemente. Guarda, c'è una considerazione fondamentale da fare su questo argomento. In tutti i paesi dove c'è la liberalizzazione del porto d'armi, la facilità di sparare, dove la polizia spara prima ancora di chiedere i documenti, succede in America purtroppo abbastanza regolarmente, non è che c'è una diminuzione della criminalità. Assolutamente. No? Anzi, è l'esatto contrario. Io sono stato in Brasile a fare tanti anni fa un documentario. Me lo ricordo, sì. Mi spiegavano che quando, cioè, nelle favela questi ragazzi, questi niños de rua si alzano e che non hanno niente da mangiare, e queste sono persone che non hanno un futuro, cioè queste sono persone che hanno una vita che vale zero. Cosa gliene frega di pensare che forse mi sparano? Pazienza. È verissimo. È così. Cioè, purtroppo finché ci sarà questo grosso dislivello sociale, i problemi con la pistola non li risolverai mai. Non li risolvi, però sai bene che un effetto lo ottieni: arricchisci ulteriormente le lobby delle armi. E questo è uno degli interessi che ha la destra, e siamo sempre lì. Tutto si tiene, non c'è niente a caso in questa politica. No, infatti non succede assolutamente nulla per caso, purtroppo. Va bene, io direi che possiamo chiudere qui la prima parte del nostro... Ti bastano come cappottini? Sì, i cappottini li abbiamo fatti. Allora, per le querele non vi preoccupate, insomma, potete indirizzarle a qui presente, insomma, il mio... Ci dissociamo. La mia mail la trovate, insomma, con molta facilità, se no, insomma, la redazione di Adesso TV, il mio cellulare, insomma. Dopo parlate con l'avvocato, cioè no, sì, ma noi ci dissociamo da quello che diciamo, non fateci caso. neanch'io. È la classica frase che va detta in televisione, ma neanch'io. Sì, no, ci dissociamo da quello che è un classico, l'ipocrisia dell'ipocrisia. Va bene, allora restate con noi, a tra poco per la seconda parte di CarTube. GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali, chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, SsangYong e Mahindra. Seconda parte di CarTube, sempre con Andrea Scanzi. Voleva scendere con la macchina in movimento, l'ho trattenuto. Sì. È vero, è proprio scappare. No, in realtà sono molto invidioso della tua mascherina, ma posso mettere anch'io uguale? Vai, posso? Vai, in diretta. Aspetta, velocemente. Il bello della diretta. Vai. Meraviglioso, non l'ho mai messa così, vai. Allora, parliamo un po' a livello personale. Hai questa grandissima passione delle moto, ne possiedi addirittura tre. Quattro. Due Triumph, un Harley e una Ducati. Le Triumph sono due. Le Triumph sono due. Mi sono perso una Triumph. Sì. Ecco, allora, te dedichi molto tempo a questa passione, a questo amore. Sì. Cosa ti trasmette la moto? Mi rilassa tanto, Massimo. Io sono un motociclista tardivo, perché l'ho presa 4 anni fa la patente, a 42 anni, 43. Mi rilassa tanto, mi stacca completamente, mi stacca qualsiasi pensiero negativo, e io non vedo l'ora che arrivi la bella stagione da aprile-maggio fino a tutto ottobre per uscire tutto il giorno senza meta e lasciare andare via la testa. Vengo da mesi, diciamo da ottobre a maggio, in cui sono sempre in televisione, parlo di politica, lo stress.
La moto è libertà, e quindi quando prendo la moto sto bene. Abbiamo la fortuna di stare in una terra che è piena di paesaggi meravigliosi, perché la provincia aretina è un capolavoro. Se vai verso l'Umbria è bella, vai verso le Marche è bella, vai verso l'Emilia Romagna è bella, il Lazio, quindi stai bene. Mi diverto tanto, non dico mi abbia salvato la vita perché è un'esagerazione, però me l'ha migliorata tanto la moto, quello sì. Poi vedi il mondo veramente da una prospettiva differente, sì. Perché siamo sempre dentro queste scatole metalliche, tante volte anche con gadget e accessori che poi alla fine che paghiamo a peso d'oro e che neanche mai usiamo, non utilizziamo mai sistematicamente, però insomma è vero, poi c'è questo senso di libertà. Io mi ricordo, con Andrea ci conosciamo veramente da più di 20 anni, sì. Che nel tuo sito chiedesti a vari amici di fare un po' la graduatoria dei pezzi, oltre che dei libri, dei pezzi, degli album, sì, che sì. Diciamo, avevano segnato la vita. Certo. E io mi ricordo che ti mandai i Prefab Sprout, certo. Steve McQueen, certo. e te mi chiedesti perché, sì. Ovviamente, oltre che indicarli, bisognava anche specificare perché, insomma, che cosa aveva rappresentato. E io dissi che non si poteva non amare un album dove, per primo, che si chiamava Steve McQueen, sì. Che è stato un mito grandissimo, e una leggenda. E poi questo quartetto di musicisti inglesi seduti su una Triumph del 1972, sì. Che insomma era la Triumph adorata, amata da Steve McQueen, certo, sì, però sì, poi sì, tra l'altro ebbe anche fortuna perché lo comprai quell'album distinto, poi era veramente una cosa straordinaria. E ti dirò che me l'hai fatto scoprire te con quella classifica, io ti devo la scoperta dei Prefab Sprout e degli Steely Dan. Gli Steely Dan, sì. Grande. Sì. Poi ci trovammo anche al concerto, credo a Lucca, al Summer Festival. Grande serata. Vero. Guarda, colgo l'occasione per farti una domanda. Lucca, che ha grandissime iniziative, che ha questo Summer Festival con artisti di livello internazionale, stratosferico, ora al di là degli Steely Dan, c'è stato Roger Waters, certo. Di Rolling Stone, Elton Mark John, Knopfler, Mark Knopfler, insomma, sì, sì. È una città che vive un po' tutto l'anno, che in estate veramente trova l'apoteosi, e invece Arezzo, la nostra città, che sembra che sia da sempre la bella addormentata. È una caratteristica che abbiamo noi aretini. Allora, nel caso di Lucca, il Summer Festival è anche figlio del fatto che uno dei più grandi promoter musicali è di quelle parti, cioè D'Alessandro. Galli ed Alessandro, D'Alessandro è lì, quindi l'ha fatto anche come regalo alla città. Però è vero che Arezzo, ma in ogni settore, Massimo, da quant'è che ce lo diciamo io e te? Arezzo è una città che, se lo sapesse, potrebbe essere una delle più famose della Toscana, e quindi d'Italia, e quindi del mondo, perché non è più brutta di Siena, non ha tante cose in meno di Firenze, però è enormemente conosciuta meno di Firenze, di Siena, persino di Lucca. Questo è un peccato, un po' siamo sfigati perché siamo sfortunati e un po' ce la tiriamo da soli. Ci abbiamo sempre questo atteggiamento del non parlate troppo di noi, questa cosa dello stare sempre un po' chiusi nel nostro recinto, e tutto ciò che è cultura, Massimo, fa un po' fatica in questa città. Sì. Noi abbiamo avuto delle eccellenze clamorose, Arezzo Wave, il Play Art. Arezzo Wave? Arezzo Wave è detto niente, certo. Che ha portato il nome di Arezzo in tutto il mondo. E come? Però anche lì, ti ricordi, c'era metà Arezzo che adorava Arezzo Wave e gli altri, che schifo, il sudicio, la musica alto volume. Ragazzi, però la cultura per fortuna è anche questo. Io me ne sono accorto anche con il Passioni Festival, anche il Passioni Festival, che era libri. Io ho portato Gigi Proietti, una delle ultime uscite, anzi l'ultima che ha fatto ad Arezzo l'ha fatta con me. Era meraviglioso, Verdone, Fossati, ne ho portati tanti. Però vedevo che c'era metà città entusiasta, bellissima. L'altra città che quasi ti guarda come dire sì, ma chi se ne frega, dai basta, ci bastiamo noi come aretini. È un peccato, perché questa è una città bellissima a cui voglio un bene dell'anima, ma che viaggia un po' col freno a mano tirato, e questo è un peccato. Io ricordo un
non è che abbiamo visto tanti film insieme, ma uno lo ricordo in particolar modo, la 25esima ora. Oddio. Di Spike Lee, che ci sconvolse. Uscimmo dal cinema, eravamo entrambi sconvolti. O senti che tiri fuori uno dei film della vita per me, uno dei film della vita, cioè proprio guarda, capolavoro, il più bel film che secondo me ha fatto Spike Lee. Sì. Edward Norton mostruoso, Rosario Dawson bellezza assoluta, e vabbè, si potrebbe andare avanti. Grande colonna sonora, veramente sono a dei livelli di cinema inarrivabili. È vero. E l'altra mattina ero a fare la fila alle Poste Italiane, insomma, ti racconto questo piccolo in centro di quella posizione. Sì, in centro. Sì. È arrivata una raccomandata, che poi sono quelle raccomandate che arrivano che ti prende un colpo, perché sono multe. Sai che mi hanno rubato il cellulare. Ora sì, certo, mi hanno strappato dalle mani il cellulare, uno è scappato via e non sono riuscito più a beccare. Zona Saione. Addio. Zona Saione. E quindi addio iPhone. E quindi c'era stata la denuncia, tutto quanto, eccetera, i primi di maggio. Sì. E l'altra mattina ero di corsa, esco da casa, mi casca l'occhio sulla cassetta delle Poste, vedo questo foglio verde, atti giudiziari, mi prende un colpo. Finché chiamo e annullo tutti gli impegni, vado alle Poste, ho fatto la fila fuori, perché si fa la fila fuori. Sì, sì. Poi per entrare e fare la fila dentro, dopo che ti hanno dato il biglietto, insomma, te la faccio molto breve, un'ora e un quarto. Ecco, dentro questa ora e un quarto mi sono venute in mente tante cose, ecco il senso della vita. Vabbè, a qualcosa vivo? Serve allora. Perché vivo? Che senso ha la mia esistenza? Soprattutto perché gli impiegati delle Poste sono così lenti? Te lo sei mai chiesto? Spesso, tutte le volte che ricevo le raccomandate come te, e ne ricevo spesso, perché puoi immaginarlo. Sì, sono quei momenti in cui rifletti e ti domandi perché devo buttare via tutto il tempo che ho. Lo so. No, poi soprattutto, insomma, se c'è una vita oltre questa, se dovremmo fare la fila anche nella pure, prossima tu vita, dici, se tu, c'è un'altra tu dici vita, anche dopo. Beh, ma la cosa che mi inquieta, non vorrei trovarmi nella prossima vita uno come Briatore davanti, insomma, mi sarebbe... Beh, voglio sperare che saremo in settori diversi, cioè gli auguro ogni cosa bella, no, però in posti diversi. No, apri la porta, non ce la arriva faccio. San Pietro, buongiorno, guardi, non ce la faccio. C'ho un bel resort. Esatto, sei anche lì, sì, anche lì. No. Pagato a peso d'oro. Mamma mia. Bel nome hai fatto, sì. No, vabbè, me ne è venuto uno, insomma, ce ne sono tanti. Però hai sparato bene, hai sparato alto. Ho sparato. Allora, io devo dire che di Andrea ho apprezzato, oltre che i libri, allora, secondo me il capolavoro letterario di Andrea, Piccolo Aviatore, se non l'avete letto procuratevelo, perché è veramente una chicca. Grazie. E parla della vita di Gilles Villeneuve. Bellissimo. Guarda, è stata una cosa che mi fa piacere. Ma sai che ci pensavo l'altro giorno? Lo voglio rileggere, perché l'ho letto ovviamente quando uscì. 2002, è uscito nel 2002. Quasi 20 anni. Sì, il mio primo libro tutto da solo. Avevo fatto il libro con Enrico Mattesini della Limina su Roberto Baggio, l'autobiografia, e visto che andò molto bene quel libro, Limina mi disse fanne uno tutto da solo, e io feci Il Piccolo Aviatore. È un libro a cui voglio molto molto bene, ti ringrazio che l'hai tirato fuori. Poi Gilles Villeneuve, sai, secondo me devi essere veramente un incapace a scrivere un libro brutto su Gilles Villeneuve, perché era così bello Villeneuve che un po' bello viene anche il libro per forza, non c'è niente da fare. Se facessi un libro su altri, ora non voglio fare un libro su Gasparri, verrebbe brutto. Il libro su Villeneuve viene bello, perché è bello lui, grande personaggio, bellissimo. Che poi ti sei, secondo me, esaltato anche nei tuoi spettacoli dal vivo con i perdenti, no? Perché sì, vero. Gilles Villeneuve è un po' l'esempio del perdente, perché poi è entrato nella leggenda, ma poi alla fine ti ha vinto pochissime gare. Sì, però è forse il pilota della Ferrari più amato, o uno dei due o tre più amati. I perdenti sono più affascinanti, Massimo, anche nella musica. Non è che puoi tifare per uno che le ha vinte tutte. Anche nei Pink Floyd, per esempio, uno dei più affascinanti è Syd Barrett. Sì. Syd Barrett, poverino, ha fatto un disco da sano,
però è affascinante anche in virtù di tutte le sue sconfitte, e la lista è infinita. A me piacciono molto, sì, i perdenti che hanno talento mi piacciono da morire, e ne scrivo, li racconto a teatro, li racconto in televisione, mi piacciono molto, sì. E poi si fa fatica veramente a parlare di perdenti in una società come quella italiana, che esalta sempre i vincenti. Vero. Ecco, in particolare, ora non voglio ritornare al tema della politica, ma dal berlusconismo in poi, insomma, il vincente, sì, sì. L'uomo che si è fatto tutto da sé, le eccellenze, quando sì, sento sì, un'eccellenza italiana, vero, cosa, cioè, ma non solo, avere un essere fragili o avere un difetto è una colpa, cioè una roba, è diventata folle questa società. Io mi ricordo una delle canzoni più belle che ha scritto Fabrizio De André, si chiamava Amico Fragile, per dire, e Amico Fragile racconta proprio questo concetto di fragilità. Per me la fragilità è un valore, è un valore aggiunto, soprattutto nell'arte, ma non solo nell'arte. In questa società invece essere fragili è una colpa che ti fanno pagare. E sai, la fragilità è una condanna, eh? Se tu già sei fragile e c'hai una società che ti isola, e dopo fai fatica ad andare avanti. Abbiamo parlato dei Pink Floyd, che sei stato uno, se non vado errato, l'unico giornalista ad averlo intervistato a New York alla presentazione del suo ultimo disco. Sì, 2017, Roger Waters. Sì, sì, te ne hai parlato durante lo spettacolo, insomma, di questo impatto, che non è stato all'inizio semplice, perché Roger Waters, insomma, è un personaggio. Ecco, lui è un fragile, però un fragile forte, se mi consenti l'ossimoro, perché uno poi con un carattere molto spiccato, molto forte. È vero che è stato difficile, era il 25 aprile del 2017, stava per uscire il suo nuovo disco, sono stato l'unico che ci è andato quell'anno lì, era il mio mito, è il mio mito, sarà il mio mito, e io, finché non si è accesa la telecamera, molto a mio agio, si scherzava, si parlava. Poi quando è cominciata l'intervista, lui è entrato in modalità adesso faccio l'intervista, io ho sbagliato la prima domanda per tensione, e quindi è stato un momento di difficoltà. Alla fine l'ho recuperata, un po' con mestiere, facendogli delle domande, insomma, che gli facessero capire. Sì, sei bravo, dai, sì, un po', ma spero. Un po' gli ho fatto capire che lo conoscevo bene, quindi lui si è rilassato. E poi gli ho fatto una domanda, diciamo la parola giusta, paracula, perché gli ho chiesto del padre. Sai, la domanda sul padre, per carità, non è paraculo chiederglielo, perché è una domanda giusta, però gliel'ho fatta perché so che a quel punto lui molla gli ormeggi, cioè non è più cattivo, perché ama parlare del padre che è morto ad Anzio nello sbarco, e infatti lì l'ho completamente conquistato, e quando è finita l'intervista si è alzato, mi ha stretto la mano e mi ha abbracciato sorridendo. Quella scena lì me la porterò dietro finché camperò. E poi comunque hai visto diversi suoi spettacoli, sì. Una cosa che purtroppo io mi sono perso. L'ultimo tour sì, l'ho visto 4 volte, l'ho visto a New York, l'ho visto a Londra, l'ho visto a Bologna, a Milano, sì, è molto bello, sì. È uno dei concerti più belli che ho visto. Un altro bellissimo, so che ti piace tanto, quindi te lo cito, uno dei concerti più belli della mia vita, Massimo, è stato quello di Peter Gabriel a Firenze nel 93. Vedi, lo sapevo, te l'ho detto apposta. Bellissimo. Ricordo. Il tour di Az, Secret World. Ma roba. E poi alla fine del concerto andammo a mangiare una piadina, ma non mi ricordo. Vero, insomma, vero, sì. Insomma, facemmo notte, perché poi sono quegli avvenimenti che ti lasciano. Cioè, dentro l'adrenalina. E devi parlarne, c'è l'adrenalina, poi mica andare a letto subito, che fai? Io Peter Gabriel l'ho visto 5 volte, quindi insomma non. E poi tra l'altro l'ultima volta adesso. Quindi, al Play Art in Piazza Grande. Esatto, esatto. Sì. E quell'anno ci fu non solo Peter Gabriel, ma anche Lou Reed. Lou Reed, cioè, sì, certo. Certo. Un bel concerto. Sì, forse fece il tour di Berlin. Sì. Disco abbastanza difficile. Ardito, sì. Però ardito, insomma sì. Una cosa. Sì. E veniamo un po' a parlare della letteratura, in senso generale. Ecco, in Italia purtroppo si legge poco da sempre, e diciamo che i numeri stanno andando progressivamente in discesa. Chiudono tantissime edicole, per esempio ad Arezzo sono rimaste in centro solamente 3 edicole aperte, una cosa incredibile, insomma. E le librerie fanno sempre più fatica. Questo è un dato che purtroppo inquieta, no? Molto. I vecchi lettori
via via che scompaiono non vengono rimpiazzati dai nuovi. Questa è una cosa che, questa è una brutta sconfitta. È una grandissima sconfitta. Intanto hai fatto bene a citare le edicole, perché gli edicolanti per me sono degli eroi. Io 2 anni fa, credo 3 anni fa, quando ha chiuso l'edicola di Piazzetta San Michele, sì, sono rimasto malissimo, perché era proprio la mia edicola di riferimento e è stato un segnale molto brutto di questo paese inteso come Italia, non solo Arezzo. La gente legge poco, Massimo, c'è poco da fare, io lo capisco anche dai social, sta perdendo l'abitudine a leggere. Quando io scrivo dei post che sono lunghi più di 8 righe, mi rendo conto che il 90% ha letto le prime 2 e neanche le ha capite. Sì. Quindi commenta. E magari ti invece anche. Esatto, sì, è perché l'hai scritto, e tu gli dici guarda che c'è scritto la 4ª riga, ma non ci sono arrivati. A volte neanche guardano bene le foto. È pesante, è molto molto pesante. E tra l'altro, l'altro paradosso di questo paese è che noi vediamo uscire tanti libri, ma non abbiamo un pubblico che compra i libri. Quando ho cominciato a fare libri, diciamo, di buon successo, le case editrici mi hanno detto i dati di vendita italiani. Tu pensa che, se non sbaglio, e non sbaglio, il 92% dei libri che escono in Italia non raggiunge le 1000 copie di venduto in tutta la sua vita. Ma ti rendi conto? Cioè, ormai per fare un best seller tu devi vendere 5.000 copie. Con 5.000 copie Mondadori fa i cortei, perché è già tanto. Roba che prima sotto i 100.000 copie, ma neanche ti guardavano per fare un best seller. Si è livellato tutto. Le persone leggono meno e sono abituate ormai a pensare che si legge gratis. Perché tu vai su Facebook, è gratis. Vai in un sito, è gratis. Quindi l'idea di pagare per un libro per leggere è inconcepibile. Questo è molto preoccupante. Il problema è che poi su Facebook ci trovi i pallonari, certo, ci trovi i Novax, certo, che secondo me, cioè, non c'entra niente, ve lo dico, cari amici Novax, ecco, non c'entra niente il 5G. Ecco, eravate già scemi prima, anche quando c'era il Nokia 3310, eravate già persi allora, quindi il 5G non c'entra nulla, quindi... E purtroppo dopo devi confrontarti con questa gente qui. E poi sì, sì, soprattutto le bischerate, cari amici, verificatele. È tanto, è prezioso questo internet. Sfruttatelo per bene. Quando leggete una notizia, poi con Google andate a verificare, no? E non è che ci voglia tanto. No. È molto semplice, invece non perdono neanche tempo. Assolutamente. A fare il minimo cosa di riscontro. Sì, sì. E danno credibilità allo stesso modo al primo scemo che passa e a quello che fa il giornalista da 40 anni. E non funziona così. Quello che te hai splendidamente definito, il primo scemo che passa, è il poro schifoso. Esattamente. Il mitico poro schifoso. È il poro schifoso. Allora, siamo quasi al termine del nostro viaggio, immagino che il comodino, a parte la biblioteca, insomma, il comodino di Andrea Scanzi sia pieno di libri. Vorrei sapere su cosa ti stai cimentando in questo momento. Guarda, adesso ho proprio comprato 2 giorni fa un libro nuovo di un autore che purtroppo è morto da una decina d'anni, ma ogni anno trovano qualcosa, che è Saramago. Che è uno dei miei scrittori preferiti, come sai bene. Io lo amavo addirittura prima che vincesse il Nobel, perché per fortuna me l'aveva fatto scoprire mia zia. E sto leggendo un libro che raccoglie tutti gli interventi che ha fatto in pubblico, quindi le Lectio Magistralis, racconta molto del personaggio Saramago. Poi mi sono comprato da poco il libro di Travaglio dedicato a Montanelli, un libro fotografico molto molto bello, e mi sto rileggendo alcuni libri di Vonnegut che avevo letto quando avevo 20-25 anni. Quindi sto andando un po' sui classici e un po' sui saggi di qualità. Il libro della tua vita qual è? Se me ne chiedi solo uno così a bruciapelo, ti dico Una questione privata di Beppe Fenocchio. Che ti confesso, non ho mai letto, ma te l'ho sempre sentito... Sì, è vero, quindi te l'ho citato spesso. Me l'hai citato spesso e quindi credo che prossimamente colmerò questa lacuna. Ti piacerà. Allora, Andrea, grazie per essere stato ospite di CarTube e naturalmente ti faccio un in bocca al lupo per le tue attività e soprattutto anche per i tuoi libri, perché insomma abbiamo citato i libri, ma leggete anche i libri di Andrea Scanzi, perché insomma vi fate un'idea di come sta andando l'Italia e il mondo in questo momento, insomma, e, questo...
In bocca al lupo anche a te, Massimo. È sempre un piacere parlare con te. Grazie. Sempre. Grazie. Il sacchetto, se vuoi, lo puoi tenere. Sì, lo porto via, porto via. Sì, perché mi ricorda Pillon, quindi lo porto via. Oh, alla prossima. Ciao. GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali, chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, SsangYong e Mahindra.